Sono stati presentati in Unisalento i bandi del progetto Nodes dedicati alle imprese del Mezzogiorno, un progetto finanziato dal PNRR per 110 milioni di euro che porteranno ricadute sul territorio del Piemonte Val d'Aosta e sulle province occidentali della Lombardia. 15 milioni saranno invece dedicati ad attività di ricerca e bandi a cascata a favore delle regioni del sud. Chi gestirà e monitorerà i risultati è la società Nodes SCARL, i cui soci sono tutte le università pubbliche del nord-ovest. Il primo aspetto significativo è questa integrazione nord-sud. L'altro aspetto, secondo me, molto significativo è creare una connessione forte fra il mondo della ricerca e il mondo della produzione. Per cui risorse che sono state assegnate al mondo della ricerca, che vengono girate al mondo della produzione per creare però insieme innovazione e sviluppo. I soggetti realizzatori sono denominati SPOC, quelli che coinvolgeranno il Sud interessano i settori del turismo e cultura e salute e silver economy. Siamo qui nel Salento per creare nuovi ponti e nuove sinergie, in particolare attraverso tutta una serie di iniziative che mirano a enfatizzare sia per l'università che per le imprese tutte quelle cordate che potranno rendersi utili per enfatizzare il ruolo del turismo e della cultura nello sviluppo del territorio locale. Le tematiche principalmente trattate nel nostro SPOC a livello di ricerca riguardano le applicazioni della telemedicina, la medicina rigenerativa, ma soprattutto il tutto declinato nel paziente anziano e cronico. E l'obiettivo è quello di promuovere poi non solo la ricerca ma anche il trasferimento tecnologico e quindi anche una ricaduta importante sul territorio.